Ciao 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 a tutti, rieccomi dopo tre giorni intensi. Oggi vi voglio mostrare i regalini che mi ha mandato la mia amica Antonella del canale Fare e Disfare. Andatela a trovare, iscrivetevi da lei perché è una persona veramente carina, è molto solare, molto semplice. Come piace a me, insomma, le persone semplici, aperte, normali, normali tra virgolette. Lei fa video spesso anche in compagnia della sua adorabile figliola, che è grande, e fa video acquisti, haul, fa video tag, ma soprattutto lei è un'artista del bullet journal, è veramente brava, è una cartopazza con la C maiuscola e anche la P maiuscola di pazza, nel senso che fa delle cose pazzesche. Lei ha anche un profilo Instagram con lo stesso nome, Antonella Fare Disfare, e andate a trovarla perché merita veramente. Antonella, sapendo che io non ho Primark vicino, infatti non ci sono mai stata, non è lontanissimo per carità, però per una questione di comodità, poi sapete che io acquisto spesso e volentieri e quasi sempre online. Allora lei è andata da Primark, lei è della provincia di Brescia e mi ha preso alcune cosette. Lei mi ha detto cosine da nulla, ma in realtà è proprio, sono dei regalini bellissimi. Apro una parentesi, so che c'è anche la possibilità di acquistare online in Primark perché me l'ha segnalato la mia nipote Stefania, che anche lei mi segue sempre. Bacione Stefi. Ho dato un'occhiata al sito, ma non mi sono soffermata più di tanto. Ma ho i capelli sciolti oggi, ma boh, sono abituata a tenerli legati, però ogni tanto bisogna lasciarli pur respirare sti capelli. Ma smettiamo di divagare, sapete che divagare è la mia specialità. Ribatto questo bel pacchettino per farvi, tolgo questa etichetta con l'indirizzo di Antonella e vi faccio vedere per darvi un esempio di come scrive Antonella, perché è bravissima anche, sapete, come si chiama quella tecnica lì della calligrafia? Non mi sovviene in questo momento, però vabbè. Comunque gli esercizi di bella calligrafia con quei pennarelli a pennello che danno, insomma, per chi è esperta cartopazza sa benissimo di cosa sto parlando. Comunque, ecco, l'indirizzo me l'ha scritto così, con questa bellissima calligrafia. Allora, vi mostro subito cosa mi ha inviato Antonella. Mi hai fatto felice. Allora, ho già visto naturalmente cosa c'è all'interno. Ho richiuso il pacchettino perché volevo appunto prima di usare le cose mostrarvelo. All'interno c'era un bigliettino qua così, carte. Guardate come scrive, sembra stampato, vero? Con delle parole bellissime che mi hanno emozionato. Sono qua. È una persona deliziosa, dovete andarla a vedere. Lascerò comunque il link del suo canale nell'info box perché merita davvero. Sapete che io non seguo le grandi YouTuber, quelle da migliaia e migliaia e decine di migliaia di followers, perché alla fine viene a mancare un po' il rapporto diretto con la persona. Mi piacciono le youtuber come me, con non tantissimi iscritti e che vivono e mostrano soprattutto una vita semplice. Ma sto di nuovo divagando. Allora, mi ha mandato una serie di maschere. Io non sapevo che della mia ignoranza pensavo che a Primark ci fosse solo abbigliamento, invece no, ci sono anche tante altre cosette che adesso vi farò vedere. Allora, maschere, una maschera, queste comunque, queste confezioni qui rotonde, molto carine anche da vedere, guardate quante. Allora, questa illuminante, poi questa idratante alla rosa.
Poi questa purificante, insomma, per tutti i gusti, per tutte le occasioni, per tutti i momenti critici di cui può soffrire la pelle. Poi questa purificante al tea tree. Questa ancora idratante all'acido ialuronico. Ho letto da qualche parte che è troppo. Un articolo, non mi ricordo più dove l'ho visto, che dice che l'acido ialuronico in grandi quantità può essere anche pericoloso, però non penso che sia il caso di una maschera o di un siero che non viene applicato a ettolitri. Comunque, ecco, questa è idratante l'acido ialuronico. E questa, plumping. Cosa significherà plumping? Ah, rimpolpante, anche scritto sotto, rimpolpante alla vitamina E. Che frutto sarà questo qua? Adesso non ho gli occhiali giusti per vedere bene le paroline piccole piccole, comunque questa è rimpolpante. Ah, sono anche biodegradabili queste maschere, ah, che bello, meno male, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Poi, per la parte cartopazza, mi ha mandato questo set, questo tool kit, questo kit, questa serie di oggettini, appunto, diciamo che è il pronto soccorso della vera cartopazza, per cui c'è lo scotch, ci sono col suo distributore un piccolo paio di forbici, una minuscola cucitrice, delle graffette. Lo apriamo? Apriamolo. Ho le forbici qui per tagliare la plastica di cui è rivestito il contenitore. Poi c'è ancora una cosina bellissima da farvi vedere. Allora, vediamo di non scarnificarmi le dita con le forbici. Ecco qui, così si vede meglio. Vedete, c'è tutto l'occorrente per quello. Ah, questo cos'è? Aspetta che questo qui è un temperino col suo minuscolo contenitore, appunto, poi le graffettine, la mini pinzatrice, guardate che carina, le forbici, poi qui c'è la scorta di punti per la pinzatrice. Un rotolino di scotch col suo dispenser e un rotolino di scotch di scorta. Io non li ho mai visti così piccini i rotolini di scotch. Niente, quindi proprio un set d'emergenza da viaggio, diciamo così, per le cartopazze. L'ultima cosa, ecco qua. Una palettina Violet ed è Violet tutto, è tutto un programma perché sapete che sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, che il viola è sicuramente tra i miei colori preferiti. E questa palettina ha varie tonalità di viola, di malva, più altri colori molto abbinabili tra di loro. Questi qui in particolare mi sembrano proprio adatti anche all'autunno. È l'autunno che appunto ormai è. Ecco qua. Tac, tac, tac. E che dire, Antonella, io ti ringrazio ancora infinitamente. Spero che tante persone che mi stanno guardando siano incuriosite e vengano a trovarti nel tuo canale, perché no, si iscrivano anche. Ti ringrazio davvero tanto. Ti mando un bacione grandissimo. Un abbraccio, un sorriso a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!